Sto tornando a casa, fatti trovare. Erano le 18:30 del 27 maggio, quando Giulia Tramontano inviò questo messaggio ad Alessandro Impagnatiello, il padre di suo figlio, che di lì a pochi minuti l'avrebbe uccisa. Furono queste le sue ultime parole all'assassino. Appena 2 minuti prima gli aveva scritto: «Sono curiosa di sapere cosa ti inventerai ora. E gran pezzo di... che non sei altro. Quella è casa mia e tu non devi farci entrare nessuno, hai capito? Hai fallito nella vita. 2 figli con 2 madri diverse». Probabilmente la donna si trovava in metropolitana, appena uscita dall'incontro con Allegra, la sua amante, che le aveva raccontato tutto. Dopo aver ascoltato dei tradimenti subiti e delle tante bugie che il compagno le aveva detto per mesi, la donna aveva deciso che era giunto il momento di porre fine alla relazione e di lasciarlo per sempre. Non poteva immaginare che lui avesse già pianificato di ucciderla, che non avrebbe mai accettato di essere abbandonato. Tra gli ultimi messaggi della donna c'è anche un messaggio vocale inviato all'amica del cuore Sara. La registrazione porta come orario le 18:39 del 27 maggio. La voce di Giulia ha riempito l'aula, scatenando le lacrime dei suoi genitori, Loredana e Franco. Ecco le parole della donna. «Sto tornando dopo che ho visto questa sua collega. Mi ha raccontato tutto di tutto e tutti i suoi colleghi sono coalizzati contro di lui. Mi ha detto cose assurde, che sul lavoro lo hanno soprannominato il Lurido. Mi ha detto che sul lavoro era stato sospeso perché sospettato di aver fatto sparire i soldi dal bancone. Praticamente lo sapevano tutti, anche i colleghi. Poi oggi lui è andato via prima dal lavoro per non vedere me e Allegra insieme, dicendo che la mamma stava in ospedale. Sono scioccata dalla vita che ha fatto, scioccata. Mi ha rovinato la vita. Me ne dovrò tornare in Meridione con tutti i sacrifici che ho fatto a venire qui. Ma adesso basta. Appena arrivo a casa lo lascio. Andrò avanti sola con Tiago». La sua voce trasmetteva determinazione, non lamenti né dolore. Era la voce di chi aveva già preso una decisione ferma. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, circa mezz'ora dopo quel messaggio, Giulia Tramontano tornò a casa a Senago, dove fu attaccata alle spalle dal padre di suo figlio. Fu accoltellata a morte senza nemmeno essere guardata in viso. Il medico legale, durante l'udienza precedente, ha descritto l'orrore di quei momenti. Bastarono 9 coltellate per ucciderla, ma Impagnatiello continuò ad accanirsi altre 17 volte su di lei, mentre il loro bambino Tiago moriva a causa dell'emorragia che arrestò il cuore di sua madre. Il processo in corte d'assise contro Alessandro Impagnatiello continua, dove è accusato di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi e vincolo di convivenza, oltre che di distruzione e occultamento di cadavere e interruzione volontaria di gravidanza. Ogni udienza rivela nuovi orrori e retroscena sconvolgenti. La testimonianza dell'amica Sara, destinataria di quel messaggio finale, ha contribuito a delineare chi fosse veramente Giulia Tramontano e quanto avesse sofferto nei mesi precedenti. Dice: «Quando mi parlava del suo rapporto di coppia, diceva spesso che aveva discussioni con il suo compagno perché era molto assente. Non era contenta di lui. Non si sentiva abbastanza sostenuta dal padre di suo figlio, ma era pronta ad essere mamma». L'amica ha confermato ciò che i carabinieri hanno sempre ipotizzato, ovvero che dopo l'omicidio l'assassino si sia impadronito del telefono della vittima e abbia inviato una serie di messaggi per rassicurare tutti, facendo credere che Giulia Tramontano fosse partita volontariamente. Proprio a Sara, che dalle 20:30 preoccupata sollecitava una telefonata o un messaggio di Giulia, fu inviato: «Ciao zia, sono esausta, vado a riposarmi». È stato il capitano Luca Belotti, comandante della sezione telematica dei Carabinieri di Milano, a svelare i dettagli degli altri messaggi trovati sia nel telefono della povera vittima, sia in quello del suo assassino. I messaggi inviati dall'omicida al cellulare di Giulia per crearsi un alibi sono raccapriccianti. Il giorno dopo il delitto, con le mani sporche del suo sangue, le scrisse: «Ehi, io sono arrivato al lavoro, scendo a fare colazione, a cambiarmi e attacco, tu riposati».
nel corso della giornata, «Mi chiami, per favore?» Verso sera, «Ci stiamo preoccupando tutti». Il 29 maggio, quando gli inquirenti erano ormai convinti della sua colpevolezza, l'assassino si superò inviando 4 messaggi distinti, caratterizzati da una freddezza e una crudeltà che oggi sconvolgono. «Ciao, prima in casa continuavo a guardare la nostra foto di Ibiza che abbiamo fatto. So che non sono stato un fidanzato ideale negli ultimi mesi. Ti ho mancato di rispetto. A te che sei stata l'unica ragazza che ha accolto mio figlio dopo che mi sono lasciato con... Ci ho messo un po' ad accettare un altro figlio. Mi hai fatto esplodere il cuore, non volevo spezzare il tuo. Invece hai il pieno delle ragioni. Ma voglio chiederti un favore. Dicci solo che stai bene. Dicci che sei fuggita in qualche paese lontano». Ha spiegato l'ufficiale dei carabinieri. Giulia era stanca, era arrabbiata, voleva troncare la relazione. Solo 2 giorni prima del delitto, la donna, incinta al 7° mese, aveva comunicato al compagno che non intendeva più lottare e vivere una vita insoddisfacente al fianco della persona sbagliata. Non aveva fiducia in lui e non l'avrebbe avuta mai. Doveva salutare Tiago perché lo avrebbe visto con il binocolo. Il 9 maggio, dopo aver trovato un rossetto sull'auto di Impagnatiello, gli aveva scritto: «È stato un piacere, mi vedi col binocolo, quindi tronchiamo». Provò a troncare il 25 maggio, 2 giorni prima di essere uccisa. «Accetta la mia decisione e chiudiamo il discorso. Non voglio altre discussioni, frustrazioni, ansia continua. Non sono felice e vorrei ritrovare la mia tranquillità. Non voglio più sapere che tu sia mio compagno per trovare la mia pace. Condividiamo la casa per lo stretto necessario». Lui riuscì sempre a instillarle il senso di colpa. «Veramente, prima di far nascere il bambino tu vuoi già dividerci? Ma che madre sei?» Su Impagnatiello, l'ufficiale dei carabinieri ha spiegato: «All'inizio delle indagini era freddo e molto collaborativo. Forse pensava di averla fatta franca. La verità è emersa solo quando i carabinieri hanno passato il luminol sulla sua auto», ha aggiunto il capitano Luca Belotti. «Gli abbiamo consegnato l'avviso di garanzia. Ho avuto contezza di un piccolo crollo nelle sue espressioni, come se avesse capito che noi sapevamo la realtà, e la calma ha vacillato». Per quanto riguarda il cellulare di Impagnatiello, l'ufficiale ha scoperto ricerche che confermano che l'uomo stava pianificando di uccidere la madre di suo figlio da tempo. Il 26 maggio cercò Alberto Stasi Bollate. Il 27, il giorno del delitto, l'ultimo in cui vide Giulia, cerca ceramica bruciata vasca da bagno. Il 29, a omicidio compiuto, cercò ragazza ritrovata dopo 23 anni e digitò più volte Giulia Tramontano. Il 31 maggio, invece, rimuovere macchie sudore, candeggina, olio, ruggine, erba. Le parole del padre di Giulia Tramontano sui social bastano da sole a commentare tutto l'orrore che si è consumato in tribunale. Franco ha scritto: «Con il sorriso e la bontà d'animo hai illuminato la vita di chi ti era vicino. Il tuo ricordo vivrà sempre nei nostri cuori. La tua luce continuerà a brillare nel cielo e il vento ci porterà il tuo profumo. Giulia, chiederemo giustizia per voi senza arrenderci. Il vostro assassino deve marcire in galera». Il processo riprenderà il 23 maggio e nel giorno dell'anniversario del delitto, il 27, sarà la volta della deposizione dell'assassino. Le sue avvocatesse hanno dichiarato di aver commissionato una perizia psichiatrica.